Dio che ci ha riconciliati a Lui per mezzo del Cristo sia con tutti voi. Cari fratelli e sorelle in Cristo, quest'anno molti cristiani e molte chiese celebreranno l'anniversario della Riforma. L'Apostolo Paolo ci rammenta che Dio ci ha riconciliati per mezzo di Gesù Cristo e che l'amore di Cristo ci spinge ad essere ministri di riconciliazione. Celebriamo e gloriamo il Signore insieme, nell'unità dello Spirito Santo. Nel corso dei secoli ci sono stati molti movimenti di rinnovamento del cibo. Ci sono stati tanti momenti di rinnovamento nella Chiesa, che è sempre bisognosa di una più profonda conversione al suo capo, che è Cristo. A volte questi movimenti hanno portato a divisioni non intenzionali. Questa circostanza contraddice ciò che Cristo ha chiesto al Padre nel Vangelo di Giovanni. Così potranno essere perfetti nell'unità e il mondo potrà capire che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Confessiamo i nostri peccati e preghiamo di ricevere il perdono e la guarigione per le ferite che sono state provocate dalle nostre divisioni. I nostri peccati hanno deturpato il volto dell'unica Chiesa voluta da Cristo. Sperimentando il rinnovamento mediante lo Spirito Santo, eppure ancora continuiamo a costruire mura di divisione, mura che ostacolano l'unione e l'unità. Riconosciamo ora innanzi a te i nostri peccati, che rovinano l'immagine di Chiesa come tu la vuoi, oscurando la nostra missione di testimoniarti ai popoli. Preghiamo per il tuo perdono e la tua guarigione. Amen. Grazie.
perdona i nostri peccati, come noi perdoniamo a coloro che ci offendono. La discriminazione è tutta il volto della Chiesa. O Dio digno di grazia, l'amore di Cristo ci spinge a chiedere perdono per ogni forma di giudizio e discriminazione. Ti preghiamo di mente. Perdona. L'estraniamento deturpa il volto della Chiesa.
L'amore di Cristo ci spinge a chiedere perdono per tutte le volte con cui ci siamo estraniati dai nostri fratelli e sorelle cristiani e dalla comunità in cui viviamo. Ti preghiamo umilmente. Perdona i nostri peccati, come noi perdoniamo a coloro che ci offendono. L'orgoglio è tutto il colpo della Chiesa. O Dio ricco di grazia, l'amore di Cristo ci spinge a chiedere perdono per il nostro orgoglio. Ti preghiamo in me. Perdona i nostri peccati, come noi perdoniamo a coloro che ci offendono. Thank you.
ascoltiamo stasera un brano veterotestamentario dell'Antico Testamento, Ezechiele, il versetto 36, 25 e 27. Leggiamolo prima e vediamo cosa ci dirà la parola di Dio, cosa dirà la parola di noi. Verserò su di voi acqua pura e vi purificherò dalla vostra sporcizia, dai vostri idoli. Metterò dentro di voi un cuore nuovo e uno spirito nuovo. Toglierò il vostro cuore ostinato di pietra e lo sostituirò con un cuore vero, ubbidiente. Metterò dentro di voi il mio spirito e vi renderò capaci di dire ai miei ordini, di osservare e di applicare le leggi che vi ho dato. Il Signore si serve di persone che Lui sceglie per comunicare a tutti noi